Oh, c'è il TG Juggling. Ben ritrovate e ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling. Sì, sono sempre io, il vostro Geo, il giocoliere, nonostante questi occhialetti d'after che servono più che altro per coprire le incredibili occhiaie che mi stanno venendo in questo periodo ricchissimo di spettacoli laboratori e anche di produzione del TG Juggling. La mia voce ne è abbastanza testimone. Già, perché se state guardando questo video non è tanto per sentire le mie storielle, anche se saluto tutte le persone che sto incontrando in questi giorni, ma è per incontrarci nel nostro appuntamento mensile e guardare cosa hanno fatto i giocolieri e le giocoliere in giro per il mondo. E infatti la giocoleria non va mai in vacanza, e qui una lista lunghissima delle cose fichissime accadute lo scorso mese, quindi direi di iniziare con il primo servizio dedicato agli artisti e ai videoclip più belli del mese di giugno. Il canale dell'IJA contrasta il caldo torrido di queste settimane portandoci in due luoghi decisamente più freschi. Paesaggi suggestivi e trick fluidissimi nel video con le clave del canadese Elliot Wagner. Mentre dalla Norvegia, immerso tra boschi e cascatelle, Boris Acklorange ci mostra cosa può offrire la giocoleria con i triangoli. Un'altra pagina che ci arricchisce puntualmente con bellissimi videoclip di giocoleria è Banana Juggling, che oltre a promuovere il lavoro di tanti artisti messicani come Yuvia Herrera e Mauricio Musta, questa volta ci propone anche un video collaborativo con diversi giocolieri. Ci spostiamo ora in Giappone per il bellissimo video di Diablo di Taiki Ishimizu. Una raccolta notevole di trick e routine girate nella prima metà del 2023. Su YouTube ora potete trovare anche il video completo dell'act di Dominique Laterra. Un numero che questo geniale ragazzo australiano di scuola a Stoccolma sta portando sui palchi di numerosi festival e che finisce con 9 palline. Parlando di giovani promesse, un occhio lo butterei sul profilo di Dima Juggler. Studente presso la scuola di circo di Mosca, sta raccogliendo una serie di progressi pazzeschi. E se da una parte abbiamo nuovi giocolieri che fanno cose della vecchia scuola, dall'altra abbiamo giocolieri della vecchia scuola che fanno cose nuove, ed è il caso ovviamente di Jay Gilligan, che in questo video ha raggruppato tutte le sue trovate con le Cuphead 2.0. Che poi dire Jay Gilligan e vecchia scuola nella stessa frase è un ossimoro tipo. Concludiamo il primo servizio con alcune clip imperdibili per la loro bellezza tecnica e soprattutto estetica. Qui Nadia Papayanni con gli Hula Hoops. Trick fighissimi e riprese geniali per Menor Malabares. Sophie e Lisa nel loro progetto di coppia Impulse, dove uniscono danza contemporanea e giocoleria. E parlando di progetti di coppia, non può mancare il duo virale composto da Takehiro Nagaoka e Seo Tsuyoshi, che anche questo mese ci propongono una serie di sequenze impeccabili. E dato che l'occhio vuole sempre la sua parte, concludiamo con il promo fichissimo di Svenka Alice Bellini, girato e montato dalle sapienti mani di Alessio Paolelli. E siamo subito pronti per lanciare il servizio del nostro inviato speciale, Matteo Di Gaetano. Sì, ciao Geo e a tutti gli amici del TG Juggling. Oggi non mi sono inviato da nessuna parte. Questo non per mancanza di organizzazione, non per protesta, ma perché fuori fa davvero troppo caldo e quindi sono rimasto a casa. Ho preparato lo stesso però per voi un servizio che parla di un giocoliere molto molto interessante. Carlos Florian Iturbe, giocoliere di origine messicana, Flower Sticcaro. Nei suoi video ci regala un mix di stili da fare invidia a strumenti molto popolari come palline e clave.
Toss juggling abbinato a manipolazione, il tutto accompagnato da un pizzico di contact, fanno muovere non un solo flower stick, ma a volte due, a volte tre, e perché no, a volte anche le bacchette si uniscono alla causa. Insomma, un vero spettacolo per gli occhi. Mi raccomando, non mancate una visita ai suoi profili social che trovate qui sotto in descrizione. E per il momento, dal mio non invio è tutto, linea a te, Geo. Grazie Matteo, e sei scusato per questa volta, ma solo perché assieme al tuo amico di merenda Sean siete nell'ultima uscita di Juggling Magazine con un articolo dedicato alla tecnologia nella giocoleria, davvero super interessante, e ovviamente vi invito ad abbonarvi alla rivista. Possiamo passare dunque al prossimo... scusate. Sì? Abbiamo un altro servizio, un servizietto, una cosa veloce. Va bene, dai, c'è tempo, lo mandiamo. Mi informano dalla regia che abbiamo un altro servizio del nostro inviato Alessandro Budroni. Ciao Geo e amici del TG Juggling, sono in Taiwan, a Taipei, a controllare la situazione degli artisti di strada in questo paese. Mando un video, la situazione sembra molto florida. Tutto dal Taiwan, linea allo studio Geo. Grazie Alessandro per la testimonianza, e riguardo l'ultimo artista di strada, direi braccia rubate alla Flow Alt. Per quanto riguarda il nostro aggiornamento sulla Number Juggling League, invece ci sono delle piccole variazioni rispetto al mese scorso. Nella classifica generale Tom Whitfield si riprende la seconda posizione a scapito di Spencer Androli, che perde punti per meriti di altri, e uno fra questi è Moritz Rosner, che riprende quota nelle clave per un obiettivo raggiunto che non vi dico subito, altrimenti vi spoilerò la parte sui record. Per il resto tutto abbastanza stazionario, con Navy in draggio virtualmente irraggiungibile sulla vetta. Ma ora siamo pronti a lanciare il secondo servizio, dove ormai lo sapete parleremo anche di record, e questo mese ce ne sono tanti e per un motivo particolare. Dopo mesi e mesi di TG Juggling ho ricevuto l'imboccata del secolo per poter vedere tutti i nuovi record caricati su Juggle Wiki, ovvero uno dei siti più aggiornati su cui vengono caricati i progressi di tutti i giocolieri su cui anche noi del TG Juggling ci basiamo. E l'ho ricevuta niente proprio di meno che da Alex Lubker, ovvero l'ideatore e uno dei principali aggiornatori del sito, che tra l'altro ringrazio tantissimo per il lavoro che fa. Quindi bando alle ciance e pronti al servizio, record e trick assurdi. Iniziamo con un po' di record in equilibrio. James Cousins ha deciso di specializzarsi con monociclo e palline, e nel mese di giugno si è aggiudicato quello con 6, 7 e 8 palline, con rispettivamente 59, 99 e 14 prese. Bel siparietto tutto tedesco invece con la sfera di equilibrio. Il 15enne Tamino Soto ha battuto il record di 5 palline appartenuto a Florian Schlang. Lo stesso se n'era proprio, aumentandolo di mezzo minuto. Tamino quindi lo ribatte portandolo a 2 minuti e 59 secondi. E non contento chiude anche 36 prese di 6 palline. Ah, e il tutto accaduto in soli 4 giorni. Tra monocicli e sfera ci sarebbe stato bene il rollabola di Max Kuschmerz, che questo mese si limita solo, si fa per dire, a riscrivere il record con clave in equilibrio di 3 palline, 3 anelli e 4 anelli. E mentre col naso all'insù ne approfitta Tom Whitfield, che gli soffre il record di 8 palline in 9-7-8, chiudendo 102 prese. Ma l'impresa più incredibile del mese va sicuramente a Moritz Rosner, che prima eguaglia il record di 8 clave con 16 prese, facendo compagnia ad Anthony Gatto, Willy Colombaglioni e Spencer Androli, per poi distruggere definitivamente questa barriera chiudendo 18 prese a soli 20 anni. Ma passiamo ora ai trick assurdi con Kaito Tanioka, che in scioltezza diventa il sesto giocoliere della storia a chiudere 9 clave. È anche il primo giocoliere a chiudere un 1440 con 5 clave, ma non possiamo dedicare tutto il servizio a lui. Simon dal Cile si inventa questa box con 3 devil pazzesca. E anche Tetsu ci mette del suo. E Tian Chouzi e la routine mega organica con 3 palline. Masayang e il trick a un piatto e 4 bacchette. Super trick in Salerno style di Kilbrand. Ronnie Zolwinski e la sequenza assurda di Sysop con 4 diabli.
Altro super trick con i devil di Taromaru. Zelima, il re dei body throw. Concetto molto simile ma con le clave di Franco Jaramillo. Davide Yamichan e gli intriganti sette anelli in wobbly. Integrale a manetta nella bellissima routine di Teo Scarito. Takahashi si inventa questo bel pattern di contact e foot juggling. Altro tricone incredibile con i devil di Shunya Ozawa. Tamuzvardi e il 7-20 con 7 palline. E a chiudere il filotto, Corey Sutton con questa pazzesca routine di catene infuocate giocolate con i piedi. E speriamo di vedere scene del genere alla Firebase dell'IJC, la 45esima convention europea che si terrà fra pochissimo a Lublino. Siete ancora in tempo per organizzarvi, partire per questa esperienza assolutamente fantastica ed incontrare migliaia di giocoliere e giocolieri di tutto il mondo. E manca pochissimo anche per l'IJA Festival che quest'anno si terrà nello stato dell'Indiana a South Bend. Insomma, che ve lo dico a fare, non perdetevi queste occasioni e date un'occhiata alla lista che sta scorrendo qui di fianco a me per vedere dove si trovano le prossime convention nei prossimi mesi. A questo punto non mi resta che presentare l'ultimo servizio, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. Il 17 giugno scorso si è tenuto il World Juggling Day, la giornata dedicata alla giocoleria istituita nel 1995 dall'International Juggling Association, con lo scopo di promuovere attraverso eventi o video la pratica, la condivisione e la socializzazione che offre la giocoleria. E sempre dell'IJA parte l'organizzazione delle Regional Competition, l'ultima delle quali si è tenuta in Messico e ora è disponibile anche il bellissimo video della fase finale. Se da un lato ogni piccolo sprazzo di giocoleria che fa capolino nella quotidianità riesce a destare grande stupore, dall'altra i giocolieri cercano di prendere tutto ciò che la quotidianità riesce a dare e creare delle cose nuove. Che sia giocolare delle eliche rotanti, o perché no, dei copertoni di una macchina. A volte possono servire più mani, altre volte invece più umani, come i divertenti sideswap ricreati da Errol Ilmaz, che ci riporta alla memoria i bei vecchi tempi nella palestra della Brianza. Ah, e infine ci sono i trick non umani, come quelli che ci propone ogni mese Teton Juggler. E anche questa puntata giunge al termine, ricordatevi di andare in descrizione al video dove trovate tutti i link dei video che avete visto e soprattutto poter andare a supportare gli artisti che vi sono piaciuti di più. Come sempre vi ricordo di commentare sotto al video, lasciarci feedback e diffonderlo a chi pensate possa piacere un format del genere. Io ci tengo a ringraziare la redazione per l'aiuto nella ricerca di tutti questi fantastici artisti e Juggling Magazine, il nostro media partner. Bene, io posso tornarmene nella modalità in incognito e da Geo il giocoliere è tutto anche per questo mese. Noi ci vediamo fra qualche giorno sul canale dell'IJA per le Juggling News. Speriamo di vederci all'IJC di Lublino e ci vediamo sicuramente fra un mese per la prossima edizione del TG Juggling! Ah, bene, in tutto ciò stavo pensando di costruirmi dei flower stick perché insomma le cose che vedo mi piacciono un sacco, vorrei provarci anch'io, però ho trovato le stick ma non ho i flower, quindi adesso magari vado fuori a vedere se c'è qualche flower, a cercare qualche fiore. E vabbè, nel mentre voi iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e magari, perché no, commentate con un fiore. Ciao!